Venerdì 17 febbraio, il Vangelo oggi ci invita a prenderci la croce sulle spalle e proseguire con entusiasmo nella lotta per essere sequela di Gesù, per interpretare in modo autentico e non superficiale la nostra appartenenza a una fede che sta scritta nella buona notizia, che Gesù è venuto, inviato dal Padre per redimere l'umanità, per la conversione, non per una trasformazione superficiale e formale, per la conversione, per lottare, lottare per la pace, per l'amore, per la giustizia, per il bene, per la verità. E questo, come ci ricorda Papa Francesco in altre occasioni, è un sentiero non largo, ma un arduo sentiero, non è una via larga, è un arduo sentiero che dobbiamo percorrere con infinita speranza ed entusiasmo, con passione. Così si esprime Papa Francesco nell'Angelus del 30 agosto del 2020 relativamente a questo brano del Vangelo. Inizia ricordando il passaggio fondamentale di questo brano del Vangelo di oggi. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Molto semplice. Il Signore dice: vuoi seguirmi? Rinnega te stesso, prendi la tua croce, seguimi. La croce è un passaggio inevitabile della nostra esistenza. Non esiste una esistenza senza ostacoli, senza difficoltà. La vita stessa, in tutto il creato, è caratterizzata da ostacoli che inevitabilmente generano anche trasformazioni che costruiscono bellezze straordinarie. I dissesti straordinari della natura generano costantemente stupore e meraviglia. Pensate alle montagne bellissime, sono il risultato di catastrofi. Questo naturalmente ci porta a vivere con prudenza, con discernimento, con attenzione, con rispetto della vita che è in sé bella e fragile contemporaneamente. Ma questo ci porta a riconsiderare in maniera molto profonda il nostro rapporto con la vita e con l'arduo sentiero indicato da Gesù per la liberazione, che porta a vivere concretamente l'appartenenza al regno di Dio su questa terra, mentre il regno della mondanità continua a ostacolare la presenza del regno di Dio, addirittura a perseguitare coloro i quali si dispongono lungo l'arduo sentiero della trasformazione esistenziale, della conversione, per essere discepoli di Gesù, oggi, oggi come allora. In questo modo, egli indica la via del vero discepolo, mostrando due atteggiamenti. Il vero discepolo è caratterizzato da due atteggiamenti. Il primo è rinunciare a se stessi, che non significa un cambiamento superficiale, ma una conversione, un capovolgimento di mentalità. Questo è il significato di conversione, capovolgere il modo di pensare, di vedere l'esistenza, capovolgimento di mentalità e di valori, di punti di riferimento. L'altro atteggiamento è quello di prendere la propria croce. Non si tratta solo di sopportare con pazienza le tribolazioni quotidiane. Molto spesso il credente si presenta come una persona triste, che sopporta le tribolazioni quotidiane. Ma significa per Papa Francesco di portare con fede e responsabilità quella parte di fatica, quella parte di sofferenza che la lotta contro il male comporta. Se vogliamo lottare contro il male, non ci disporranno tappeti rossi sui quali camminare, ci ostacoleranno, dovremo lottare, è inevitabile questo. Gesù non è un despota, un tiranno, un condottiero, è il figlio del Padre,
il figlio di Dio che è venuto attraverso la sua esperienza a convertire l'umanità, a cambiare mentalità, a cambiare radicalmente gli stili di vita, i valori della mondanità. La vita dei cristiani è sempre una lotta. La Bibbia dice che la vita del credente è una milizia, essere militanti della fede, non combattenti schierati con un esercito, sia chiaro questo. Militanti significa essere responsabilmente protagonisti del proprio cammino nella disponibilità a cambiare radicalmente la mentalità. Lottare contro il cattivo spirito, lottare contro il male, così l'impegno di prendere la croce diventa partecipazione con Cristo alla salvezza del mondo. Questa è la cifra dell'esistenza del cristiano. Ma vediamo il brano del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Salvare la vita nella lotta, non nella conservazione, perché quella vita in una prospettiva di mera conservazione è sostanzialmente una vita priva di significato autentico. È una vita mortificata. Quanta mortificazione della vita c'è nell'autoreferenzialità, nella paranoia nei confronti delle possibilità che abbiamo di lottare contro l'ingiustizia, che subiamo, ma contemporaneamente non troviamo la forza per ribellarci, perché la banalità del male, indicata da Hannah Arendt in Eichmann, no? Sì, sono stato protagonista di quei massacri, ma non sono colpevole perché tengo famiglia. Volevo conservare la vita e i valori che avevo, volevo trattenere, ma questo è perdere l'essenza della vita. È chiaro che se ti ribelli, non è che ti osannano, ti perseguiteranno. Gesù è il perseguitato, il servo dell'umanità, venuta per la salvezza e non si sottrae alla persecuzione dei potenti del tempo. Ne fa testimonianza autentica del processo di liberazione, perché non è un subire la persecuzione, ma lottare nella persecuzione per la conversione e la resurrezione autentica della vita, perché Gesù, attraverso il suo arduo sentiero, ci porta alla passione, all'amore e alla bellezza della vita. Viviamolo con entusiasmo e non con rassegnazione. I momenti nei quali sentiamo venir meno anche la speranza. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Atteggiamento conservatore per poter guadagnare tanto. Contemporaneamente la tua è una vita mortificata. Anche i ricchi piangono. Questa è un'affermazione secondo me molto emblematica, eh? Piangono perché non hanno saputo cogliere l'essenza della vita, che è liberazione, spoliazione, non appropriazione. Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Non c'è uno scambio, bisogna vivere nella lotta. Questo è il punto fondamentale. E questo anche se metterà a repentaglio, a causa della persecuzione, la vita sarà comunque garantita, sarà salva, perché vivremo intensamente la realtà della sequela di Gesù, che è garanzia di salvezza, che è speranza concreta. Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Vergognarsi di essere cristiani, guardate che non è così lontano dalla contemporaneità.
timidamente confinando la nostra fede religiosa alla dimensione privatistica, magari per timore dell'integralismo. C'è in questo modo una forma quasi di vergogna per non essere conformi alla logica della mondanità. Quanti di noi cristiani siamo tentati a dividere la fede religiosa come un punto puramente privatistico e la presenza nella vita pubblica come un conformismo dovuto nei confronti di un modello di sviluppo fondato sull'edonismo e sullo stile di vita dissipativo. Riusciamo a far convivere nella stessa nostra esperienza queste due realtà, ma di fatto ci vergogniamo di essere cristiani, perché se non ci vergognassimo potremmo testimoniarlo con fierezza e con passione, con disponibilità a essere testimoni della sequela di Gesù. Dunque, chi si vergognerà di me, ripeto, e delle mie parole, davanti a questa generazione adultera e peccatrice, la generazione di oggi, quella del potere, quella della cultura dei ricchi? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui. Gesù si vergognerà della nostra vergogna. Quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Gesù si vergogna del nostro vergognarsi di essere nella pienezza di una fede che ci è stata donata. Ci vergogniamo, che significa ci facciamo cristiani tiepidi, molto inclini al compromesso con uno stile di vita dissipativo. Quanto vi è di questa vergogna nel richiamo idolatrico della civiltà cristiana, che null'altro svela se non una tensione verso l'autogiustificazione per il comportamento decisamente contrario alla sequela di Gesù. Diceva loro: in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non moriranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. E qui Gesù annuncia la presenza del regno di Dio nella contemporaneità. Non è una promessa rilanciata in un futuro, in un luogo molto distante dalla nostra realtà quotidiana. Il regno di Dio è qui, tra noi. Siamo chiamati a lottare per testimoniare la presenza del regno di Dio, che è fondato sulla misericordia, l'amore, la giustizia e il rispetto del prossimo e del creato. Buona giornata a tutti.